1702, Anna Stuart, sorella di Maria II, diventa regina reggente d'Inghilterra, Scozia e Irlanda dopo la morte di Guglielmo III. 1765, la Camera dei Lord britannica approva lo Stamp Act per tassare le colonie americane. 1775, uno scrittore anonimo, ritenuto da alcuni l'autore britannico Thomas Paine, pubblica African Slavery in America, il primo articolo nelle colonie americane che chiedeva l'uguaglianza degli schiavi e l'abolizione della schiavitù. 1813, la London Royal Philharmonic Society organizza il suo primo concerto. 1859, nasce a Edimburgo l'autore Kenneth Graham, famoso soprattutto per Il drago riluttante e Il vento tra i salici. 1908, la Camera dei Comuni respinge il disegno di legge sul suffragio femminile, negando così il diritto di voto alle donne. 1910, vengono rilasciate le prime licenze di pilota a un inglese, J.T.C. Moore Brabazon, e a una francese, Elise de Roche. 1930, il Mahatma Gandhi inizia la campagna di disobbedienza civile contro il dominio britannico in India. 1937, viene pubblicato The Road to Wigan Pier, il libro di George Orwell che descrive la vita durante la depressione nel nord dell'Inghilterra. 1950, la Rover presenta la prima automobile al mondo dotata di un motore a turbina a gas. 1954, nasce il nuotatore scozzese David Wilkie, campione olimpico e dei giochi del Commonwealth negli anni 70. 1961, muore all'età di 81 anni Sir Thomas Beecham, direttore d'orchestra inglese e fondatore della London Philharmonic Orchestra. 1966, una bomba piazzata da giovani manifestanti irlandesi distrugge il pilastro di Nelson a Dublino. 1971, i lavoratori delle poste britanniche tornano al lavoro dopo uno sciopero durato 7 settimane. 2014, lo schema di divulgazione della violenza domestica, noto come legge di Clare, entra in vigore in Inghilterra e Galles. Lo schema ha permesso alle persone di scoprire dalla polizia se il loro partner ha una storia di violenza domestica e prende il nome dalla 36enne Claire Wood, uccisa dal suo ex fidanzato nel 2009.